E oggi non potete immaginare dove siamo. Sì, siamo nella Austria, dopo Brasile, Portogallo, Francia e tanti altri paesi. Guarda dove mi trovo. E hanno detto tante volte che la poesia non porta da nessuno luogo. Eccomi, dove sono? E qua abbiamo anche il nostro editore Nicola Bergamaschi. Prego, Nicola. Beh, L'importanza della poesia nella vita di ognuno di noi, che crediamo? la poesia è un qualcosa che l'uomo, l'essere umano, ha all'interno del proprio cuore, della propria anima. E la poesia è quella che ci permette, per esempio, qui in Austria, di godere di questi paesaggi straordinari, primaverili, di questi prati pieni di fiori, di queste nuvole nel cielo, di queste montagne graziose e grandiose. Quindi senza la poesia la vita sarebbe piatta. Quindi. Anche perché, se mi permette il mio editore di dire una cosa, tramite la poesia io oggi sono scrittrice di libri per ragazzi, di romanzi, ma io ho iniziato proprio la mia storia così, scrivendo belle poesie, a quale volevo, prima di passare la parola ancora al nostro editore, leggere la poesia. In giovane età ho scoperto questa passione per la poesia. Perciò scrivo per me e per te, a volte anche per il mondo intero. In giovane età ho imparato il valore delle parole, saper esprimersi in modo appassionato, gioioso, spensierato e, quando fu necessario, anche in modo serio e responsabile, dove si insegna e anche si impara. In giovane età ho capito che le parole giuste modellano e migliorano gli uomini e danno senso alla loro vita. In giovane età ho stabilito ottima relazione e ho guadagnato amici poeta di tanta nazione. In questa età, continuo andare oltre. Importante non è solo recitare, ma vivere. L'amore, la vita, la libertà, la condivisione. Infine, noi. Ecco, dove possiamo, Nicola, trovare questo Questo libro? libro lo possiamo trovare su Amazon e nei migliori digital store, quindi acquistatelo veramente per sostenere l'autrice Simona Adivincula. Grazie di Grazie. cuore, grazie di cuore. Grazie, grazie a tutti voi che ci seguite diariamente. E infine, vi aspetto. Buona lettura, un bacione, magari in un altro posto, forse ancora in Francia, forse dove, Nicola? Ovunque. Ovunque, ovunque, amore, vi aspetto nelle migliori librerie del mondo. Un abbraccio a tutti.